si affrontano le formazioni di Virtus Francavilla e Toma Maglie. Ricordiamo i nuovi acquisti in settimana dei vari Micelli. È arrivato anche alla corte di mister Pizzonia Margagliotti, Paglialunga, Biason. Dunque acquisti in casa Virtus. C'è anche De Nicola, il bomber dell'anno scorso del Martina, appunto, che quest'anno è qui alla Virtus Francavilla nel rinforzo di dicembre, nel mercato di dicembre, appunto. Intanto le squadre fanno i saluti. Andiamo a vedere mentre invece la formazione di casa, ovvero quella della Virtus Francavilla, che schiera tra i pali della porta con il numero 1 di Punzio, numero 2 Margagliotti, appunto la new entry per quanto riguarda la Virtus Francavilla, sempre per il mercato di dicembre. Nuovi acquisti, Paglialunga, un'altra new entry sempre per la Virtus Francavilla, Biason, appunto, poi col numero 4 Pizzolla, con il numero 5 Lopetuso, col 6 numero 7 Litti, numero 8 Gennari, con il numero 9, altro acquisto importante in casa Virtus, partita iniziata proprio in questo momento. Dicevamo, andiamo avanti, numero 10 Cristian Quarta, bomber Cristian Quarta, numero 11 Morleo, a disposizione di mister Renna. Ricordiamo che oggi che la squalifica di mister Pizzonia sarà per circa un mese di squalifica, sarà fuori, quindi non potrà allenare al suo posto. Dunque Renna, allenatore in seconda per la Virtus Francavilla. Andiamo a vedere la panchina: 12° Taurisano, 13° Pisano, 14° Salamina, 15° Fino, 16° De Florio, 17° Rosato, 18° Galeandro. Speriamo adesso in un miracolo sportivo, speriamo in Di Punzio. Di Punzio, ricordiamo che domenica scorsa ha parato un calcio di rigore a Crupi, ricordiamo, poi finito sul palo e uscito sul fondo. Tanto di Sant'Antonio contro Di Punzio, attenzione, parte di Sant'Antonio col sinistro, rete. Gennari, parte Gennari con il destro, rete, il pareggio, subito a replicare Gennari. Calcio di punizione, tutto pronto. Fischio dell'arbitro, parte Gennari con il destro, pallone dentro, colpo di testa di Micelli, forse c'è un fallo di mani, rigore, calcio di rigore, calcio di rigore. Pizzolla contro De Lumè, parte De Pizzolla con il destro, rete, il vantaggio al 14° minuto della Virtus Francavilla con Nicola Pizzolla, 2-1 Virtus. Barriera per il Maglie, parte Gennari con il destro, pallone a giro, rete. Mamma mia Gennari, mamma, cosa hai fatto Gennari, cosa hai fatto, la doppietta al 16° minuto e 50 secondi, Gennari 3-1, pallone dentro, Morleo, rete, sono 4, Morleo sono 4. Pronto. Con il destro, arrivano i saltatori, Pizzolla, Paglialunga, pallone dentro, Paglialunga, solo rete, di testa, Paglialunga, sono 5. Pizzolla. Pizzolla ancora, 1-2 con Biason, tutto bello, Biason dall'altra parte a cercare Morleo, prova ad andare Morleo, rimettere dentro il pallone, gli sfugge la palla e il gol di Eugenio Micelli. Quarta, vediamo un po', Cristian Quarta, pallone in profondità a cercare Morleo, Morleo in area di rigore, Morleo, rete! E in questo momento l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Risultato finale che vede la Virtus Francavilla vincere ampiamente, risultato tennistico. Dunque risultato finale 7-1, Virtus Francavilla 7, Maglie 1.